Ciao, non ci conosciamo, ma devo dirtelo subito. Mi hanno chiesto di fare una cosa che non sono sicuro di saper fare. Dovrei invitarti qui, a Pavia, e darti delle buone ragioni per sceglierla come posto dove studierai e crescerai, e insomma, dove farai le cose più importanti della tua vita. Suona come una roba grossa, lo so, e lo è. Quindi sta a sentire e fa attenzione, perché c'è in ballo un futuro qui. Il tuo, e devi sceglierlo bene. Non so da dove arrivi, ma credimi, non importa granché, perché città come Pavia non se ne vedono. Devi immaginarti quella che si dice una città a misura d'uomo, e nello specifico a misura di studente. Gli studenti, che poi siamo tu, io e altre 20.000 persone più o meno, sono quelli che mandano avanti la baracca. È difficile dire se siano stati loro che hanno costruito la città o viceversa. Non letteralmente, ovvio, quello l'hanno fatto i romani. È per questo che a Pavia non ci si perde, perché una volta che trovi il cardo e il decumano, il gioco è fatto. Il bello è che puoi andartene in giro senza fatica, perché tutto è collegato per renderci le cose facili. Puoi girare Pavia come ti pare, in autobus, in bici, di corsa, col risciò. Basta stare attenti a nebbie e zanzare. Per il resto, la città è tua. Qui università non vuol dire aule ed esami. C'è anche quella roba lì, sì, ma ciò che voglio dire, per fartela breve, è che ogni angolo di Pavia nasconde un posto dove gli studenti possono incontrarsi. Non parlo solo delle rive del Ticino, che mi sembra scontato, ti basta darci un'occhiata dal ponte coperto, ma di tutti quegli spazi verdi dove ti puoi sedere e prendere una pausa. Puoi anche farci sport se ti va. Al fiume ci sono le canoe e nei parchi un sacco di gente che corre. Due cose sullo studio però devo dirtele. D'altra parte sei qui per questo. E allora eccotele. Te l'ho detto, tutto è collegato, anche gli studenti. Da quando sono qui, ogni anno ho scoperto una sala studio diversa e le biblioteche hanno dentro tutto quello che ti serve per studiare bene. Non resterai mai sguarnito di un libro, di una rivista o di compagnia. Anche se non hai niente da chiedere in prestito, trova una scusa per entrare nella biblioteca universitaria. Potrei descrivertela, ma ho solo 3.000 battute e non ci provo nemmeno. Se poi il silenzio non fa per te, la gente che studia la trovi un po' dappertutto. Dovunque vai, ci sono persone come te. Ho reso l'idea? Posso solo dirti che qui si sta bene, e questo è importante. Lo è perché puoi vivere una città. E poi Pavia è bella, piena di storia, di arte e di cultura. Già abbiamo da fare un sacco di cose difficili noi studenti. Tanto vale che le facciamo in un posto così, che ci faccia sentire a casa. Ci vediamo, amico mio. Ci conto.